poter parlare dell'odium fidei per capire il perché la Chiesa è arrivata a dichiarare che può essere beatificato come martire, dobbiamo tenere presente tre elementi. Il primo elemento, l'uccisione materiale, su questo non si discute, non c'è bisogno di fermarmi. Poi l'odio di chi lo ha ucciso e la disponibilità dell'animo da parte di chi viene ucciso. Per capire l'odium di chi l'ha ucciso, cioè la mafia, dobbiamo poter dire in maniera chiara che l'organizzazione mafiosa dobbiamo considerarla una religione a sé, una fede a sé, che nella sua costituzione c'è semplicemente il potere e il denaro da conquistare dovunque e comunque, a qualsiasi prezzo, e che chiunque si mette di traverso deve essere eliminato. Don Pino Puglisi non si è messo di traverso, Don Pino Puglisi non ha fatto altro che fare il prete, semplicemente il prete, totalmente il prete, vivendo coerentemente il Vangelo, rendendosi credibile, attraendo intorno a sé al messaggio evangelico parte della popolazione di Brancaccio che prima dipendeva esclusivamente dai capi di quella zona, cioè i fratelli Graviano. Questo fatto di avere portato via bambini, fanciulli, ragazzi, le famiglie intorno a sé, o diciamo in maniera molto più semplice, intorno a Cristo che lui annunciava e testimoniava con la vita, vivendo poveramente, semplicemente, umilmente, ha scatenato l'odio, un odio criminale nei riguardi di quest'uomo. Ecco il perché lo ha eliminato. Per la Chiesa cosa rappresenta? Per noi cosa rappresenta? Rappresenta un testimone. Un testimone è colui che ha una vera identità. In questo caso l'identità sacerdotale di volere seguire Cristo fino in fondo, di imitarlo nell'annuncio della parola, non limitandosi solo alla sacralità delle azioni liturgiche che bisogna fare e farle bene, non limitandosi solo al dire io credo, ma incarnando la propria fede creduta, celebrata e incarnata nel posto, per aiutare a far emergere in queste zone la dignità dell'uomo, la solidarietà fraterna, il sentirci tutti figli di Dio, il dire che camminiamo tutti nella stessa direzione, che non c'è differenza tra l'uno e l'altro, che la prepotenza non deve agire, fornendo tutti i mezzi sociali, la scuola innanzitutto, centri aggregativi o ancora un centro sociosanitario, perché non c'era. Se voi pensate che Brancaccio ha 100.000 abitanti, voi capite bene che significa in una zona dove mancano le cose più essenziali, e se la mafia ti offre qualche soldo al mese diventa il padrone, diventi schiavo. Padre Puglisi ha fatto questo, quello che ha fatto Cristo, ha cercato di liberare dal cuore dell'uomo il peccato, l'errore, e di portarlo sulla strada giusta, non a malastrada, liberandolo interiormente da tutto ciò che non ci rende felici. Chi è libero interiormente è capace anche di dare la vita, e lui è stato capace.